Ciao a tutti, allora oggi andiamo a vedere una tecnica per far sembrare le labbra un po' più voluminose. Allora prendiamo una matita più scura rispetto al rossetto che abbiamo scelto di indossare e andiamo a delineare il contorno delle labbra, quindi andiamo a disegnare i bordi delle labbra, scurendo non solo i contorni ma anche gli angoli, quindi scuriamo dagli angoli verso il centro, senza però andare a colorare con la matita più scura il centro, perché prenderemo poi un rossetto più chiaro rispetto alla matita e andremo a colorare tutte le labbra. Dopodiché prenderemo un altro colore di un tono un po' più chiaro ancora rispetto a quello che abbiamo usato e coloriamo solo la parte centrale delle labbra, sfumandola o con dito, con uno sfumino o con un pennellino, come vi trovate meglio. E quindi in questa maniera andiamo a fondere i vari colori che abbiamo steso. Se c'è bisogno andiamo di nuovo a tracciare i contorni e ripetiamo quindi l'operazione. Scuriamo i bordi, riprendiamo il colore più chiaro e risfumiamo, per andare a definire meglio il tutto. In questo caso utilizziamo invece un colore, quindi un rossetto e una matita colorati, sempre stesso concetto, la matita più scura per delineare i bordi, per tracciare quindi i contorni delle labbra. E attenzione a non andare oltre i 2 mm rispetto al bordo delle labbra, quindi non ingrandite le labbra oltre i 2 mm rispetto al bordo vostro naturale. Quindi anche in questo caso stessa identica cosa, andiamo a scurire contorni e angoli, il centro lo coloriamo con un colore più chiaro, in questo caso è un tono più chiaro rispetto alla matita, andiamo a darlo su tutte le labbra e sempre come prima con un rossetto ancora più chiaro andiamo invece, ci concentriamo solo nella parte centrale e andiamo a sfumare.